Grazie, Grazie a lei. Prendo atto quindi che non vi sono obiezioni. Ricordo che allo svolgimento della relazione, che pregherei di contenere entro 7 minuti, potranno seguire eventuali domande da parte dei deputati e quindi la replica del soggetto audito. Do quindi la parola a Saverio Gazzelloni. Prego. Buongiorno, grazie dell'invito. Porto anche i saluti del Presidente, professor Giancarlo Blangiardo, che per altri impegni istituzionali non ha potuto partecipare. Grazie, grazie a lei. Cerco di essere sintetico ricordando l'impegno che l'Istituto ha, diciamo, in genere sulla produzione di statistiche rispetto all'universo giovanile e infantile. Sono molti i temi che l'Istituto affronta nel produrre statistiche su questa particolare porzione della società. Di recente neanche molto, perché insomma possiamo far riferimento a una iniziativa iniziata già 9 anni fa, abbiamo iniziato a studiare come Istituto Nazionale di Statistica i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Oggi riporto alcuni dati che per la prima volta diffondiamo su questo tema, a partire dall'indagine condotta nel 2021 su bambini e ragazzi, comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri. Abbiamo in campo anche la possibilità, stiamo progettando una nuova indagine rivolta ai ragazzi, non solo studenti, ma di tutta la popolazione, che sarà fatta a partire dall'autunno del 2023. In premessa di tutto, dichiariamo come Istituto Nazionale di Statistica il nostro completo accordo a prevedere anche delle norme che in qualche modo richiedano all'Istat una certa regolarità nella produzione di queste statistiche. Siamo infatti convinti che è molto importante sistematizzare una rilevazione che permetta poi anche nel tempo i dovuti confronti in analisi storiche, per cui e longitudinali. Quindi è molto importante che ci sia questa possibilità. L'Istat risponde alle esigenze normative per il proprio mission istituzionale e quindi concordiamo assolutamente con l'idea di rendere periodica e stabile una serie di rilevazioni, di variabili attinenti al fenomeno. Molto molto velocemente, nelle indagini del 14 e del 15 incominciamo a individuare la dimensione di questo fenomeno. Come ben sapete, la dimensione di questo fenomeno è relativa anche a concetti che hanno a che fare con la frequenza con cui si subiscono atti di bullismo o di cyberbullismo. Se già dal 2014 vedevamo che circa un 50% degli studenti aveva in qualche modo subito qualche episodio, poi ovviamente andando a concentrare l'attenzione sulla frequenza vedevamo che circa 800.000 studenti avevano subito un episodio di bullismo, cyberbullismo una o più volte al mese, mentre invece stavamo su circa un 9% di studenti che subivano questi comportamenti nocivi più di una volta a settimana, quindi con una frequenza veramente impressionante. Quindi qui stiamo parlando, in estrema sintesi, di un fenomeno che, indagato con opportuni strumenti statistici, evidenzia quello che potremmo anche chiamare il sommerso del bullismo e del cyberbullismo, perché un po' come succede con le indagini sulla sicurezza e sulla violenza, quello che emerge, quello che viene denunciato, quello che diventa, diciamo, di pubblica conoscenza, è sicuramente una parte del fenomeno. Se noi dovessimo anche concentrare solamente l'attenzione sulla parte più, diciamo, colpita ripetutamente, cioè più di una volta a settimana, staremmo parlando appunto di circa 370.000 casi in un anno, quindi un numero veramente impressionante. Sappiamo da queste indagini che sono colpite di più le ragazze e che praticamente quello che inizialmente era il fenomeno del bullismo si è riversato in maniera quasi a specchio sul cyberbullismo che tutti conosciamo. Sin dal 2014, poi abbiamo avuto conferme anche con le indagini del 15 e del 21, chi subisce violenza è quasi sempre lo stesso soggetto. Praticamente c'è una sovrapposizione, stimavamo quasi dell'88%, tra coloro che subiscono, diciamo, questo tipo di comportamenti sul web e che lo subiscono invece direttamente in una situazione concreta e quotidiana. Quindi le persone vessate da questi comportamenti di bullismo e cyberbullismo sono quasi nella loro totalità sempre le stesse.
Nel 2015 abbiamo avuto degli approfondimenti in più sulla componente straniera e abbiamo notato che appunto gli stranieri in qualche modo sono più bullizzati, cioè nell'ultimo mese di rilevazione la percentuale di ragazzi stranieri bullizzati era del 19%, più elevata di quella riscontrata appunto per gli studenti italiani. In questo sottogruppo di popolazione sono i maschi stranieri ad essere più bullizzati. Questo introduce anche, diciamo, un ulteriore elemento che evidenzia la necessità di approfondimenti proprio su target di popolazione particolari. Nel 2021, tra maggio e ottobre, abbiamo fatto un'indagine sugli studenti delle secondarie di primo e secondo grado. Era un periodo assolutamente particolare, una situazione anomala che in parte non permette neanche dei confronti diretti con gli altri risultati, perché fu un'indagine fatta in maniera parziale in condizioni particolari, come potete immaginare, perché era appunto connotata completamente dalle misure di distanziamento sociale legate alla situazione pandemica. Quindi non sono risultati generalizzabili, però anche in quell'occasione abbiamo visto che in quel periodo preciso, tra maggio e ottobre, avevamo grosso modo percentuali analoghe che ci mettevano, diciamo, in allarme rispetto al sommerso del bullismo e del cyberbullismo. Infatti il 9,4% degli intervistati aveva assistito a fenomeni di cyberbullismo, soprattutto perché, come potete immaginare, la presenza era in qualche modo assente, insomma, sullo scenario. E anche in questo caso, diciamo che quelle diversificazioni dei sottogruppi risultavano uguali, cioè erano le ragazze ad essere più bullizzate, gli stranieri ad essere più bullizzati. Ma anche passando dall'aver assistito all'aver subito fenomeni di bullismo, comportamenti di bullismo, abbiamo notato che anche in questo caso solamente l'88% non aveva subito nessun episodio. Abbiamo studiato tutte le combinazioni possibili e, facendo delle stime molto accurate, anche in questo caso siamo arrivati a stimare un quantitativo di ragazzi bullizzati vicini a 320.000 persone, quindi quasi l'8,4%, che è, se volete, una dimensione, per quanto appunto non confrontabile e raccolta in contesti assolutamente diversi, una dimensione molto vicina al 9% del 2014. Nel 2014 era un fenomeno che già aveva una sua consistenza. Negli anni e con lo sviluppo delle tecnologie e del coinvolgimento dei ragazzi nell'universo telematico, la cosa è molto cresciuta. In una situazione caratterizzata da pandemia, siamo andati molto vicini a quello che era, diciamo, il sommerso del 2014. Quindi noi siamo assolutamente convinti che dobbiamo sistematizzare e rendere stabile queste rilevazioni, e proprio per questo motivo intendiamo replicare l'indagine adesso nel 2023 e poi appunto seguire anche le esigenze delle istituzioni, dei politici che appunto stanno attenzionando questo fenomeno, per capire come migliorare le rilevazioni e come renderle in qualche modo più strutturali. Un aspetto importante, e poi penso di aver finito perché i minuti sono pochi, un aspetto importante è che queste ultime indagini ci hanno dato modo di vedere che il bullismo e il cyberbullismo si inseriscono sicuramente in un contesto più ampio che è importante analizzare. Per esempio, alcuni spunti ci sono arrivati rispetto alla percezione che i ragazzi avevano della propria situazione economica e anche del proprio rendimento scolastico. E non è un caso, perché abbiamo visto delle relazioni molto forti, che gli episodi di bullismo e cyberbullismo sono molto più diffusi tra chi si percepisce in una situazione economica più difficoltosa e chi si percepisce nell'avere un rendimento scolastico più basso. Quindi sono chiari segnali che le rilevazioni che dobbiamo strutturare in qualche modo devono tener conto anche del contesto socio-economico e culturale in cui sono inseriti i ragazzi, per poter in qualche modo cogliere in maniera ancora più precisa questo fenomeno. Spero di essere stato nei 7 minuti e di avervi dato qualche spunto. Grazie a lei, dottore. Chiedo se vi siano domande da parte dei deputati. Prego, onorevole Dori. Sì, grazie Presidente. Io ringrazio il dottor Gazzelloni per il suo intervento. Avevo alcune domande proprio rapidissime. Allora, la prima, la richiesta infatti, che poi è contenuta anche in alcune proposte di legge che sono in esame, prevedono, come ha detto il dottor Gazzelloni, una fotografia regolare, periodica, da parte dell'Istat.
In particolare nell'Atto Camera 536, che poi riproduce il testo già approvato nel 2020 alla Camera, è prevista una rilevazione ogni 3 anni da parte dell'Istat. In realtà l'idea iniziale era quella di avere una rilevazione ogni 2 anni, ma poi c'era anche una questione di coperture, quindi alla fine si era arrivati a ogni 3 anni. Secondo lei, comunque, da parte dell'Istat una rilevazione ogni 2 anni piuttosto che 3 anni? Ecco, ogni 2 anni sarebbe possibile o non c'è un tempo tecnico sufficiente per fare un tipo di rilevazione? Quindi questa è la prima domanda. Se i 3 anni, secondo lei, lato Istat, è adeguato oppure si può eventualmente valutare ogni 2 anni? Chiaramente poi il discorso copertura è un discorso che faremo noi a parte. Secondo quesito, allora, se ho capito correttamente, lei ha parlato dell'88% di coloro che subiscono atti di bullismo e cyberbullismo praticamente si sovrappongono nella stessa persona. Quindi, se ho capito correttamente, volevo chiederle proprio questo: se noi quindi riuscissimo a intercettare degli atti di bullismo su ragazzi, quindi in presenza, offline, probabilmente riusciremmo ad evitare anche che poi l'atto di bullismo arrivi online, quindi sui social network e quant'altro, e quindi abbia una tale anche espansione, diffusione ampia. Ecco, se c'è questa sovrapposizione, mi sembra davvero estremamente significativo, perché l'88% è davvero un dato estremamente elevato. Quindi, secondo me, questo è un dato su cui noi dovremmo riflettere. Poi, le volevo chiedere, quindi, lei ha parlato dell'indagine del 2021. Ho capito correttamente che non tutti i dati, i risultati di quell'indagine sono ancora stati pubblicati da Istat e che verranno adesso quindi resi noti. Ecco, non ho capito se tutti o una parte di questi non sono ancora stati resi noti rispetto all'indagine del 2021 e in particolare le chiedevo quindi una precisazione rispetto al dato, alla stima dei 370.000 casi. Ecco, quel passaggio della sua relazione. Grazie. Ci sono altri interventi, altri deputati che intendono intervenire? Nessuno? Bene, do la parola al soggetto audito per la replica. Prego, dottore. Sì, allora parto diciamo dall'ultimo e vado all'indietro, nel senso che sì, i dati del 2021 sono stati pubblicati e quelli di oggi sono stati diciamo per la prima volta diciamo diffusi, li possiamo anche approfondire in misura maggiore, nel senso che come potete immaginare ogni indagine ha un suo piano di diffusione e poi sul patrimonio informativo raccolto si possono fare ulteriori elaborazioni, quindi ovviamente l'istituto oltre a pubblicare quello che è un piano di diffusione ragionato a partire dalle nostre valutazioni, è sempre assolutamente disponibile, come facciamo con tutte le istituzioni, a operare anche elaborazioni personalizzate, anche molto molto dettagliate, quindi è il nostro lavoro quasi quotidiano, interagiamo ovviamente con tutti i soggetti istituzionali, politici, ministeri, eccetera, perché ci chiedono elaborazioni personalizzate, quindi massima disponibilità. Sul discorso dell'88% condivido con lei che è un dato importante, è un dato che collegato anche all'ultima osservazione che facevo sulla necessità di collocare bene nel contesto socio-economico e culturale i vittimizzati, ce la dice lunga, nel senso che la dimensione virtuale altro che non è una replica molto potenziata, anche perché appunto, cioè come giustamente si osserva anche nei disegni di legge, la dimensione virtuale deresponsabilizza, rende meno critico il contatto e quindi cioè, rende ancora più violento e più diffusivo e più invadente, no? L'atto bullizzante. È una replica che poi peggiora la situazione di ragazzi che purtroppo sembrano essere sempre gli stessi, ma non è neanche difficile immaginarlo questo. Nel momento stesso in cui si prende di mira una persona, più strumenti ho per fargli male e più lo posso fare. Quindi, cioè, sembra che l'andamento sia proprio questo, cioè un 88% di sovrapposizione condivido essere un dato molto importante. Quindi riuscire a mettere insieme interventi che in qualche modo nascono dall'individuazione di chi subisce in presenza. Anche per intervenire su formazione, educazione, prevenzione di quello che può succedere in rete è assolutamente, secondo me, una cosa positiva. Sulla regolarità della rilevazione,
Il modulo che noi possiamo in qualche modo organizzare come stabile sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo dovrebbe essere un modulo che viene in qualche modo accompagnato nell'ambito di altre indagini. Non abbiamo anche nel programma statistico nazionale un'indagine dedicata soltanto al bullismo e al cyberbullismo, però come facciamo con molti altri fenomeni, la componente modulare è sicuramente una carta vincente che noi riusciamo ad agganciare ad indagini che sono stabili, anche più grandi, e che in qualche modo ci possono garantire la frequenza giusta. Da questo punto di vista, onestamente, mi sento di dire che tra i tempi di progettazione ci sono due piani su cui bisogna riflettere. Uno è il piano che è veramente legato al fenomeno, e l'altro è il piano legato alla dimensione organizzativa e metodologica. Allora, sul piano dell'organizzazione e della metodologia, ovviamente le indagini ISTAT non sono indagini che si fanno molto velocemente, nel senso che hanno un periodo di progettazione e preparazione organizzativa importante, così come anche di correzione dei dati e di analisi e diffusione. La cosa che invece riguarda il fenomeno è che è un fenomeno che purtroppo sembra essere abbastanza strutturale, quindi mettendo le due cose insieme, per esperienza personale di istituto, ci verrebbe da dire che una cadenza triennale sarebbe assolutamente più adeguata, perché altrimenti rischieremo di mischiare, diciamo, aspetti organizzativi e metodologici e anche diffusione dei dati per produrre dati che poi tutto sommato risultano, diciamo, su intervalli brevi molto 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 simili. Cioè, se voi guardate adesso, cioè, questo probabilmente è un dato su cui riflettere perché non ci dà una continuità secondo me, però intanto è importante vedere che la dimensione del sommerso grave, quello cioè di ragazzi bullizzati una o più volte a settimana, nella sua dimensione risulta essere simile a distanza di 9 anni. Questo ci dice che ovviamente non è un fenomeno che cambia come aspetti congiunturali della vita economica, per esempio, è un fenomeno purtroppo abbastanza strutturale. Come dicevo, il confronto non può essere fatto perché quella del 21 sicuramente ha una dimensione di sottostima perché erano proprio diverse le condizioni e quindi, cioè, mancava la quotidianità del confronto in classe e quindi, cioè, ovviamente ha risentito, diciamo, di questa particolare condizione. Però anche questo, secondo me, è un argomento a favore del fatto che il fenomeno, secondo me, può essere adeguatamente studiato con una cadenza triennale. La ringrazio, dottore. A questo punto, se non ci sono altri interventi, posso ringraziare e congedare l'ospite e dichiarare conclusa l'audizione. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro altrettanto. Buona giornata. La seduta odierna delle commissioni, riunite seconda e dodicesima, per oggetto il seguito dello svolgimento delle audizioni informali nell'ambito dell'esame in sede referente delle abbinate proposte di legge 536 Dori, 891 Pittalis, 910 Maschio in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza sia dei deputati che dei soggetti auditi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Partecipa all'audizione odierna Annalisa Lillini, direttore della seconda divisione del Servizio Polizia Postale delle Comunicazioni, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito delle commissioni. Avverto che, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Pertanto, se non ci sono obiezioni da parte della dottoressa Lillini, dispongo l'attivazione dell'impianto. Grazie. Ricordo che allo svolgimento della relazione, che pregherei di contenere entro 7 minuti, potranno seguire eventuali domande da parte dei deputati e quindi la replica del soggetto audito. Do quindi la parola ad Annalisa Lillini. Prego. Buongiorno a tutti, mi sentite bene? Sentiamo benissimo, grazie. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Faccio una brevissima, proprio brevissima, illustrazione di quella di
quella che è la nostra organizzazione e le nostre competenze che permetteranno di capire meglio quello che poi dirò in seguito. Io appunto sono il direttore della seconda divisione del servizio Polizia Postale. Il servizio a livello centrale vede poi delle organizzazioni sul territorio con dei compartimenti, o meglio prima compartimenti, adesso centri operativi per la sicurezza cibernetica. Sono 18 con competenza regionale in tutti i capoluoghi di regione, a parte il macro compartimento, il macro centro della Campania che vede al suo interno anche la Basilicata e il Molise, e 82 sezioni provinciali. Di fatto il servizio coordina le attività investigative, oltre a fare anche attività investigative in proprio, di quelle che sono appunto le attività del territorio in tutte le competenze della specialità. Per tornare alle competenze del servizio, a seconda delle materie ha varie divisioni. La mia divisione, la divisione che io dirigo, ha al suo interno il CNPCO, cioè il Centro Nazionale di Contrasto per la Pedopornografia, istituito per legge e nato originariamente solamente per il contrasto ai crimini sessuali commessi online sui minori, gli abusi sessuali. Poi ha allargato le sue competenze a tutte quelle che sono vedono i minori come vittime o come autori di reato online, e quindi anche il cyberbullismo. Allora, il nostro approccio a questo fenomeno, che è un fenomeno molto complesso perché i servizi di internet attraverso i quali si manifesta cambiano continuamente, vede sostanzialmente un approccio sia preventivo con le nostre campagne educative. Brevemente ricordo le più importanti: Una vita da social, che ormai è giunta alla 10ª edizione, vede questo track, questa aula mobile itinerante che gira tutte le città italiane e dove incontra nelle piazze delle città italiane studenti e insegnanti per illustrare, quindi sensibilizzare i pericoli della rete. Dedicato poi al tema specifico del cyberbullismo c'è la campagna educativa Cuori Connessi, che vede un evento annuale in occasione della giornata per la sicurezza in rete, che in questo caso si è svolta nel mese di febbraio scorso, e un evento alla quale sono stati collegati oltre 270.000 studenti. La campagna però è un format teatrale che gira i teatri italiani attraverso uno spettacolo in cui il conduttore cerca di far capire attraverso filmati, testimonianze, musica, lettura, quello che sono l'importanza delle parole. Quotidianamente poi comunque i nostri operatori del territorio vanno nelle scuole. Nel 2022 sono stati incontrati più di 820.000 studenti con un coinvolgimento di oltre 2.800 istituti scolastici. Allora, dal punto di vista invece giuridico, abbiamo detto che il cyberbullismo si manifesta con varie azioni, la fenomenologia di questa prepotenza cibernetica è molto ampia. Si passa dagli insulti alle minacce, alle pubblicazioni sui gruppi di conversazioni private in chat, alle foto intime che vengono condivise, agli accessi abusivi ai sistemi informatici, in questo caso ai profili social degli altri, sino alla completa sostituzione in rete della persona. E quindi da un punto di vista del nostro codice penale troviamo queste azioni punite da vari articoli, quindi dall'articolo che punisce la diffamazione, la sostituzione di persona, all'accesso abusivo al sistema informatico, la violazione e la sottrazione di corrispondenza, fino ad arrivare alla pornografia, alla detenzione di materiale pedopornografico, il revenge porn, o le interferenze illecite nella vita privata, le minacce e gli atti persecutori. Quindi c'è già una disciplina che consente di inquadrare queste condotte gravi.
Per quanto riguarda, do adesso appunto alcuni dati. Nel 2022 i casi che sono arrivati alla nostra attenzione hanno avuto una leggera flessione, ma teniamo presente che è una flessione rispetto al 2020 e al 2021 in cui c'era stato un'escalation di tutti i reati informatici, tutti i reati commessi attraverso la rete, quindi anche i casi di cyberbullismo. Nel 2022 sono arrivate alla nostra attenzione 326 casi. A fronte di una diminuzione di casi rispetto all'anno precedente, troviamo invece però un aumento dei minori che sono stati indagati, che sono 129. Per tornare innanzi un'altra cosa, la fascia di età maggiormente coinvolta è quella che va dai 14 ai 17 anni. A seguire la fascia d'età dai 10 ai 13 anni e in misura poi assolutamente residuale la fascia di età sotto i 10 anni. Per quanto riguarda le fattispecie di reato invece che vengono contestate o che comunque si configurano a seguito della denuncia o della segnalazione, sono principalmente la sostituzione di persona. Seguono poi più o meno con gli stessi numeri le molestie, le minacce e le diffamazioni. La diffusione e la divulgazione e la detenzione di materiale pedopornografico o revenge porn e infine gli atti persecutori. Un'altra considerazione, un altro dato che emerge è che il bullo è prevalentemente maschio, mentre la vittima è prevalentemente femmina, di genere femminile. Mi sembra di aver detto tutto. Diciamo che un'ultima considerazione è che appunto data anche la complessità del fenomeno, c'è la consapevolezza che la repressione non basti, non può essere sufficiente, c'è necessità di un coinvolgimento sistemico di tutti gli operatori che a qualsiasi titolo intervengono nella catena di crescita del minore. Un'ultima cosa è che dopo la conclusione delle indagini, che spesso sfociano in perquisizione soprattutto degli strumenti informatici volte alla ricerca delle prove, delle tracce, la reazione del cyberbullo è molto spesso di sorpresa, per la difficoltà a concepire che esistono delle regole che regolano certi comportamenti anche nella rete, oppure perché ignorano la portata amplificatoria che i fenomeni in rete hanno. Da parte dei genitori c'è altrettanta sorpresa perché ignorano completamente quello che fanno i figli in rete. Grazie. Grazie a lei, dottoressa. Ci sono domande da parte dei deputati? Onorevole Dori, prego. Sì, grazie Presidente. Solo una domanda rapidissima sulla base proprio dell'esperienza e dell'attività sul campo della Polizia Postale. Volevo capire invece il tema che attualmente non abbiamo affrontato in maniera dettagliata nelle proposte di legge, il tema ad esempio dei parental control, quindi di quei filtri che eventualmente si potrebbero ipotizzare anche con volendo obbligatoria installazione sugli smartphone dati in dotazione dai genitori, quindi un obbligo per i genitori in particolare di vigilare rispetto agli smartphone dati in dotazione proprio ai figli e ai minori. Ecco, quindi il tema parental control. Grazie mille.
Grazie a lei. Allora, i parental control se ne parlano, in realtà l'uso è molto limitato. Sono gli stessi social che a volte mettono a disposizione la possibilità del genitore di controllare, cioè di fare degli account in qualche maniera condivisi che permettano di condividere non solo le amicizie, ma anche il tempo che viene passato sui social. Sinceramente, sì, renderlo obbligatorio probabilmente lo scopo sarebbe forse quello di rendere più consapevoli i genitori, perché quello che noi vediamo è appunto un'assoluta inconsapevolezza dei rischi della rete da parte dei genitori, un disinteresse anche di quello che fanno i genitori in rete. Quindi mettere degli obblighi potrebbe sicuramente, se non altro, appunto, sensibilizzarli, anche se la strada dovrebbe essere un'altra, cioè dovrebbe essere quella appunto di che i genitori vengano sensibilizzati, si sensibilizzino perché poi il problema è che noi abbiamo notato quanto ormai, sia anche a seguito della pandemia, l'accesso alla rete sia molto più precoce rispetto al passato. La pandemia ha accelerato un fenomeno. Se prima era l'accesso alla rete, quindi il possesso di uno smartphone, l'accesso ai social avveniva in linea di massima dai 10 anni in poi, pur sapendo che l'accesso ai social non sarebbe consentito prima di una certa età. Adesso l'approccio alla rete avviene dai 5-6 anni. Questo è stato appunto un effetto della pandemia perché la pandemia ha costretto, sia per la didattica a distanza, sia per non rimanere isolati, a un approccio appunto a questo tipo di socializzazione senza del quale si sarebbe rimasti completamente isolati e quindi i genitori lo hanno permesso. E in questa età, in questa fascia di età che bisognerebbe iniziare a rendere consapevoli i minori di quello che vanno incontro e questo lo deve fare assolutamente la scuola e i genitori. I parental control vanno bene. Sì, però poi i genitori li devono anche utilizzare. Grazie, dottoressa. Se non ci sono Io altre domande. volevo Prego. fare una domanda. Prego, Volevo prego. sentire, Prego, onorevole buongiorno. Mattone. Sono Simonetta Mattone, sono un deputato. Volevo sentire, buongiorno, dottoressa Lillini, volevo sapere da lei un suo parere sulla misura che è contenuta all'interno del testo, che è quella, diciamo, molto forte, ma molto apprezzata, devo dire, dai magistrati del settore da me interpellati, del sequestro, tra virgolette, del cellulare utilizzato oppure del computer e del tablet, se secondo lei ha un valore, come dire, monitorio e deterrente. Grazie. Mi scusi, onorevole, il sequestro in quale occasione? Una volta voglio dire che si è avviato questo procedimento, facciamo il caso che la legge passa, cosa che voglio dire è tutta da verificare e da vedere. All'interno del procedimento che si avvia, la misura di togliere al ragazzo lo strumento attraverso il quale bullizza l'altro soggetto. Lasciamo stare che tipo di fattispecie, perché può essere una sanzione una misura amministrativa, può essere una misura penale, questo è tutto da vedere. Però, diciamo, da un punto di vista fattuale, è un deterrente, è monitorio, lei come lo vede? Allora, sicuramente, allora, quando abbiamo un procedimento penale, facciamo la perquisizione, il sequestro del cellulare lo operiamo già, perché appunto poi va analizzato. Diciamo che sì, potrebbe La non restituzione essere la non restituzione, sì, anche se poi la restituzione magari avviene in tempi, diciamo, talmente lunghi quando avviene che ormai lo strumento è anche obsoleto, diciamo. Il sequestro sì, però poi i genitori dovrebbero
non acquistargliene un altro. E questo è il problema, perché mi è capitato spesso di vedere che dispositivi non sequestrati, ma magari semplicemente acquisiti per fare un'analisi, c'era un pressing da parte dei genitori perché questa acquisizione venisse fatta nel più breve tempo possibile per restituire lo strumento al minore. Ok, grazie. Grazie a lei. Grazie, dottoressa, la ringrazio ancora una volta per la partecipazione, per il suo prezioso contributo e la saluto e dichiaro conclusa l'audizione. Buon lavoro. Grazie a voi, buongiorno a tutti. La seduta odierna delle Commissioni riunite, seconda e dodicesima, ha per oggetto il seguito dello svolgimento di audizioni informali nell'ambito dell'esame in sede referente delle abbinate proposte di legge 536 Dori, 891 Pittalis, 910 Maschio in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza sia dei deputati che dei soggetti auditi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Partecipano all'audizione odierna Daniela Giommi, psicologa e psicoterapeuta, Claudio Mazzucato, professore associato di diritto penale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Giuliana Guadagnini, psicologa giuridica. Saluto e ringrazio le nostre ospiti per aver accolto l'invito delle commissioni. Avverto che secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Se pertanto nessuna delle ospiti ha alcuna obiezione, dispongo l'attivazione dell'impianto. Bene. Ricordo che allo svolgimento di ciascuna relazione, che pregherei di contenere entro 7 minuti, potranno seguire eventuali domande da parte dei deputati e quindi la replica dei soggetti auditi. Do quindi la parola a Daniela Giommi, prego. Buongiorno, allora io sono Daniela Giommi, sono una psicologa psicoterapeuta didatta e clinica nello staff dell'Istituto di Alta Formazione e Terapia Familiare di Firenze. Sono anche mediatrice familiare nelle situazioni di alta conflittualità e sono abituata a cercare sia in terapia che in mediazione le risorse della famiglia. E nel fenomeno del bullismo sicuramente vengono meno le competenze relazionali che dovrebbero essere apprese all'interno delle dinamiche familiari, no? Ormai è appurato che ogni famiglia ha un suo ciclo di vita, si forma la coppia si consolida, nascono i figli, ci sono tutte le fasi di crescita dei figli, fino ad arrivare al nido vuoto, all'età anziana, eccetera. Oggi, gli studi più approfonditi si volgono verso il concetto di frustrazione ottimale. L'attenzione oggi va ai piccoli e grandi traumi, relazionali che interrompono la configurazione del sé nel bambino e in tutte le situazioni di blocco dell'adolescenza. Già negli anni, nel 1950, quel gigante che era Donald Winnicott aveva parlato di fear of breakdown, no? Paura del crollo. Quindi sono tanti tanti anni che poniamo attenzione a queste situazioni. Oggi co su cosa ci dobbiamo concentrare? Io credo sulla come prevenire e dare nuovo equilibrio nel momento in cui si innesca una crisi, crisis nel suo duplice significato anche di opportunità di un cambiamento, no? Parto dall'idea come terapeuta relazionale che non esiste un'identità personale senza un aspetto relazionale, quindi noi possiamo lavorare
per preparare o modificare un assetto emotivo, affettivo, relazionale che permetta al bullo e alla vittima, pur nella loro profonda differenza, di sviluppare delle modalità relazionali che gli consentano di capire che certi comportamenti aggressivi sono svantaggiosi in primis per il bullo e alla vittima, per ritrovare una coesione del sé e imparare a difendersi, no? Quindi io credo che un lavoro di prevenzione abbia molta più possibilità di riuscita rispetto a comportamenti punitivi, e questo lo dico anche come madre di figlie. E, come si fa prevenzione nella famiglia? Io l'ho imparato negli ultimi anni stando a contatto con Peter Fonaghy, che è il direttore dell'Anna Freud Center di Londra, istituzione molto sponsorizzata dalla moglie di William, che è attenta ai disturbi dell'età evolutiva. E Peter Fonaghy ha messo a fuoco proprio un programma efficace di prevenzione per le famiglie, e si collega al concetto di mentalizzazione. Non mi piacerebbe tanto, ma non posso stare qui a raccontarvelo, che praticamente è questo MBT, questo programma basato sulla mentalizzazione, questo treatment, che è utilizzato proprio con pazienti che hanno un disturbo antisociale di personalità, e che in sintesi riguarda imparare a sentirsi compresi attraverso tecniche di ascolto e di comunicazione dalle figure di attaccamento e comprenderle a loro volta, no? Quindi questo un po' nella conduzione della storia della famiglia. Per quanto riguarda la scuola, io ho lavorato più con le tecniche della mediazione familiare, sempre a orientamento sistemico-relazionale, perché può coinvolgere allievi, didatti, personale scolastico, e anche nelle società sportive col servizio alla famiglia che ho messo su con una collega avvocato, mediatrice familiare, e un'altra collega psicoterapeuta. Abbiamo fatto incontri perché l'attitudine ad essere squadra non è innata, e il rapporto giocatore-allenatore a volte si fonda su premesse sbagliate, no? Io vorrei, non so quanto tempo ho, ma insomma vorrei chiudere con una storia zen che ho trovato e che riguarda proprio la collera. C'è uno studente che va dal maestro di Zen e gli dice: io ho collere irrefrenabili, come posso guarirne? Il maestro risponde: hai qualcosa di molto strano davvero, fammi vedere di che si tratta. L'altro dice: beh, così su due piedi non posso fartelo vedere. Il maestro domanda: quando potrai farmelo vedere? Lo studente risponde: salta fuori quando meno me lo aspetto. Allora, conclude il maestro, non deve essere la tua vera natura. Se lo fosse, potresti mostrarmelo in qualunque momento. Quando sei nato non l'avevi. Pensaci un po' sopra. Grazie. Grazie a lei, dottoressa. Do quindi la parola a Claudia Mazzucato, ma non prima di aver chiesto alla ospite che si è appena collegata il consenso alla trasmissione via web della presente audizione. Se non ha niente in contrario, proseguiamo con l'impianto operativo. Mi sente? Io sì, sì, va, cioè, va no, bene. No, 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 chiedevo della dottoressa Mazzucato. Scusi, scusi. Prego. Buongiorno, autorizzo senz'altro e mi scuso di essere collegata solo dal telefono. Per un problema tecnico che anche con i tecnici non siamo riusciti a risolvere. Ero entrata nella riunione e poi sono sparita e non riesco più ad accedere. Quindi chiedo scusa di questo collegamento solo in voce, mi dispiace moltissimo. Grazie, dottoressa, la sentiamo comunque molto bene. Può iniziare la sua relazione, che pregherei di contenere in 7 minuti. Grazie. Benissimo. Sì, allora io ho preso in esame le varie proposte e vorrei articolare questo breve intervento in 3 passaggi. Il primo relativamente alla fattispecie autonoma di reato o alle modifiche dell'articolo 612 bis del codice penale. Un secondo punto invece la disciplina in seno alla legislazione scolastica del bullismo, e un terzo passaggio in relazione
alle misure cosiddette nelle proposte rieducative e alla modifica dell'articolo 731 del codice penale. Allora, rispetto al primo punto, avrei moltissimi rilievi, eventualmente li affido a una nota scritta. Rispetto alla previsione di una fattispecie autonoma o alle modifiche dell'articolo 612 bis, io chiedo a questa commissione di riflettere con grande attenzione se sia necessaria questa modifica o l'introduzione di una fattispecie autonoma. Vedo un rischio di proliferazione di fattispecie di difficile coordinamento interno, con problemi quindi poi di conflitto apparente di norme, problemi di assorbimento, problemi di individuazione dell'eventuale concorso di reati e problemi di specialità, tanto più rispetto a fattispecie come quella in materia di appunto bullismo, che devono poi essere maneggiate anche da insegnanti, dirigenti scolastici, genitori. Se si intendesse proseguire lungo questa scelta di modifica della disciplina degli atti persecutori, di introduzione di una fattispecie autonoma di reato, raccomanderei la massima attenzione terminologica, lessicale, per rendere la fattispecie il più possibile tassativa, determinata, precisa, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha già stigmatizzato, per esempio in materia di plagio, fattispecie dove si richiami la soggezione, anche il concetto di emarginazione, rischia un deficit di tassatività. Forse le disposizioni vigenti, le fattispecie già vigenti, sono sufficienti a coprire il fenomeno, che ha invece, a mio parere, bisogno di una disciplina organica extrapenale dentro il mondo scolastico educativo, e questo sarà il secondo passaggio. Rispetto alla procedibilità, ho visto che si propone una procedibilità d'ufficio quando la persona offesa è minorenne. Ne comprendo le ragioni molto importanti, ma invito alla riflessione sul rischio della vittimizzazione secondaria, proprio rispetto a persone offese che si trovano a dover fronteggiare poi un procedimento penale, se ci fosse la procedibilità d'ufficio, anche quando questo è per loro particolarmente pesante. Ne comprendo, ripeto, le ragioni politico-criminali, anche di tutela della persona offesa stessa, ma forse anche la letteratura disponibile in materia di vittimizzazione secondaria ci invita a pensare, proprio per questi contesti complessi che coinvolgono giovani e minori, forse a lasciare una procedibilità a querela, almeno rispetto ad alcune ipotesi. Anche perché la procedibilità d'ufficio imporrebbe poi degli obblighi di denuncia a insegnanti, dirigenti scolastici e altre figure che sono difficili da maneggiare. Passo al secondo punto, la modifica della legge 71 del 2017. Ho visto nelle proposte di legge delle indicazioni molto interessanti. Nell'estrema sintesi che mi costringe il tempo, a cui mi costringe il tempo, io mi sentirei di invitare a pensare a una disciplina organica del tema del bullismo che si leghi a una disciplina della questione della giustizia a scuola, quindi dove anche si prendano in considerazione i regolamenti scolastici, le modalità di previsione delle sanzioni a scuola, quindi oltre le modifiche allo statuto delle studentesse e degli studenti che sono indicate nelle proposte di legge all'esame. La legge 71 del 2017 ha un intento lodevole, ma è una legge confusa, e nelle proposte di legge che ho esaminato
Io vedo il rischio di mantenere una confusione per come sono formulate le proposte di modifica. Raccomanderei un coordinamento precisissimo della legge modificata, legge 71 del 2017, che verrà modificata con, da un lato, tutto il sistema minorile, e qui attenzione, il sistema minorile penale, il sistema penale minorile che include anche le misure di sicurezza e le modifiche all'attuale cosiddetta competenza amministrativa dell'autorità giudiziaria minorile, quelle che poi verranno chiamate nelle proposte di legge misure rieducative, su cui dirò una parola dopo. Perché questo coordinamento precisissimo? A mio parere è un po' delicato introdurre fattispecie ibride che non sono penali ma che possono includere dimensioni penali, che quindi possono confondere, quali le definizioni attuali di cyberbullismo e la possibile futura definizione di bullismo. Allora, lasciare la descrizione del fenomeno su cui intervenire all'interno della legislazione scolastica con misure prettamente educative, prettamente extrapenali, rispetto invece alla giustizia e all'intervento del diritto penale. Abbiamo visto per esempio in letteratura che quando è stata approvata la legge 71 del 2017 anche studiosi sono caduti nella trappola di diciamo proprio di segnalare nuova fattispecie di cyberbullismo, e invece quella non è una fattispecie penale, anche se ne include alcune. Quindi questa sovrapposizione secondo me può creare confusione, e ripeto, queste sono norme che devono essere maneggiate, applicate, promosse, attuate da soggetti che non sono degli esperti del diritto, ma appunto possono essere genitori, insegnanti e altri educatori. Poi un coordinamento attentissimo con l'ordinamento nel suo complesso, che oggi contempla anche la disciplina organica in materia di giustizia riparativa in ambito penale, e penso rispetto agli internet provider e alle compagnie telefoniche eccetera, un attento coordinamento anche con il decreto legislativo 231 in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti. Vedrei necessario sottolineare molto di più nelle disposizioni, diciamo, de iure condendo, la necessità del sostegno agli istituti scolastici, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti nell'identificare le condotte, nel comprendere esattamente quali sono gli obblighi di segnalazione, gli obblighi di denuncia, gli obblighi di intervento, gli obblighi di comunicazione, attraverso la costituzione di tavoli e momenti di contatto, dialogo e coordinamento con la magistratura, con la polizia giudiziaria, con i servizi e con i servizi di assistenza alle vittime, che spero presto siano costituiti sul territorio nazionale. In questo non vedrei utile lasciare alla facoltà delle regioni l'istituzione di servizi di assistenza e di interventi di assistenza alle vittime, quindi li lascerei meno affidati a una discrezionalità. Passo, perché il tempo corre, alle misure rieducative. Intanto la scelta lessicale. La Corte Costituzionale ha più volte richiamato alla necessità di parlare sempre di educazione, non di rieducazione, quando parliamo di minorenni. Quindi forse sarebbe meglio chiamarle misure educative, certamente non misure coercitive non penali. Questo termine coercitivo mi lascia perplesso, non è contenuto nei commenti, nel dossier, ma non ovviamente nella formulazione normativa, e effettivamente sarebbe problematico, ma anche misure rieducative. Vedo problematico il riferimento alle condotte aggressive, alle condotte lesive alla dignità, perché secondo me sono dotate di scarsa precisione e tassatività.
così come sarebbe opportuno se si interviene sull'articolo 25 del Regio Decreto istitutivo del Tribunale per i minorenni, modificare anche questo concetto di irregolarità della condotta e del carattere. Il richiamo in una delle proposte alla mediazione mi sembra interessante, però lo preciserei molto di più, di nuovo facendo un coordinamento con l'esistente disciplina organica sulla giustizia riparativa, onde evitare interventi fai da te. Infine, modifica dell'articolo 731 del Codice Penale, mi sembra importantissimo riferimento all'istruzione obbligatoria, ovviamente non solo all'istruzione elementare. Vedo un po' problematica e quasi contraddittoria con il messaggio culturale svolto dal precetto normativo, in questo caso la sanzione pecuniaria, la pena pecuniaria. Suggerirei di provare a pensare invece a forme di sanzione prescrittiva. Mi fermerei qui, avrei moltissimo altro da condividere. Ringrazio tanto per l'opportunità che mi è stata offerta di riflettere su un tema così importante e resto a vostra disposizione. E ringrazio. Grazie a lei. Passiamo quindi all'ultima audizione prevista oggi e do quindi la parola alla dottoressa Giuliana Guadagnini. Non si sente il microfono? Ho attivato l'audio. Prego, adesso la sentiamo. Grazie di avermi invitato, saluto l'illustrissimo Presidente, l'aspettabile Commissione e gli onorevoli tutti. Nel mio lavoro di psicologa clinica, sessuologa e psicoterapeuta, lavoro sia a livello privato che come consulente di legali e nell'ambito scolastico. Per 17 anni sono stata un osservatore per un ruolo istituzionale che mi era stato dato di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado di Verona e provincia. Per cui ho avuto un bel bacino come osservatorio. Intanto le mie osservazioni sono: non siamo più davanti alla parola bullismo o cyberbullismo, ma abbiamo di fronte bullismi e cyberbullismi, perché secondo me vanno chiamate le cose col loro nome per non creare confusione nei comportamenti dei ragazzi e per dare delle specificità anche quando si parla con loro per chiamare i loro comportamenti. Parlo da psicologo ovviamente, da psicologo giuridico sì, ma a livello legale poi vedete voi come decodificare magari questo linguaggio. Nel senso che ogni giorno nascono nuovi comportamenti in rete e nel mondo reale, anche perché c'è un uso proprio non controllato e non normato dei social che portano ad avere questi comportamenti che poi vanno ad infilarsi nel bullismo o cyberbullismo. Vedi ad esempio il body shaming che prima non esisteva e adesso è all'attenzione di tutti, vedi il hate speech attivo o passivo come il sexting passivo che molti minorenni stanno subendo anche a causa di siti e piattaforme social. Per cui ci sarebbe da normare i social o da riflettere se fosse il caso di non dare la possibilità di acquistare i cellulari ai minori. Mi rendo conto che magari è rivoluzionario, però finché un minore ha in mano uno smartphone che può collegarsi ovunque, abbiamo difficoltà poi a dirimere i suoi comportamenti. È stato delegato nella legge scorsa, nella legge 2017, scusate, ancora in atto, molto al mondo scuola. Il mondo scuola si è trovato in difficoltà, si è preparato, gli sono stati dati gli strumenti, ma sono stati aggiornati anche i regolamenti dell'istituto. Purtroppo rimane che la scuola è qualcosa di prettamente educativo e non va snaturata di questo, a mio avviso. Come anche per la scuola, come per qualsiasi altra istituzione, si è vista una grossa difficoltà nel coinvolgimento delle famiglie.
perché anche per altre situazioni c'è il punto di domanda su come faccio a coinvolgere le famiglie che non vengono a percorsi di educazione ai media, di educazione all'affettività, non vengono neanche quando chiamate dal dirigente scolastico molte volte per proprio confrontarsi sul comportamento dei figli oltre che l'andamento scolastico. E questo, in questa cosa il mondo della scuola fa fatica, non è lasciato solo perché ci sono le istituzioni, gli assistenti sociali e anche le forze dell'ordine che collaborano, ma il sistema è davvero saturo, davvero, e mi dispiace, per cui servirebbero un potenziamento di assistenti sociali, secondo me, sul territorio e anche dei finanziamenti adibiti a questo. Idem per la parte anche delle comunità o delle strutture per minori che diciamo sono molto poche, sono anche queste piene, e quando abbiamo da magari indirizzare, orientare qualche ragazzo non riesce a trovare un posto e la progettualità che magari era indicata per lui per proprio aiutarlo ad uscire dal tunnel di alcuni comportamenti non è stato possibile o è stato ritardato nel tempo. Nelle scuole si fa attività di cittadinanza attiva che però, nonostante l'importanza la riconosciamo noi adulti, pochi di loro la sentono calata dall'alto e non la vivono di per sé. Per cui secondo me bisognerebbe coinvolgere delle figure, anche se mi rendo conto che potrebbe essere pericoloso, ma bisognerebbe fare da adulti dei patti con questi, coinvolgere degli influencer o delle persone che hanno la loro attenzione. Io sto andando nelle scuole con un pratica influencer, che è nulla di più che da un TikTok, però vedo che c'è una massima attenzione e la parte che fa lui e quella mia più, diciamo, psicologica e anche più calata sulle situazioni ha l'attenzione dei ragazzi, che è una cosa che dobbiamo riuscire a carpire, perché sennò non riusciamo a trasmettere nessun messaggio educativo. L'altra cosa è la imputabilità. Molti dei comportamenti relativi al bullismo, e abbiamo le 8 sfere del bullismo, abbiamo quello rispetto alla disabilità, rispetto all'esclusione, rispetto al mondo verbale, al mondo fisico, le botte e le percosse, quello cyber, quello relazionale e quello razzista e quello sessuale. Rispetto a questi mondi, dove si infilano tutte le tipologie di cyber harassment, cyber bashing, eccetera, abbiamo questi ragazzi che non si sentono imputabili. Perché? All'interno delle scuole, abbiamo detto, sono state attivate delle procedure, però una frequenza, cioè una sospensione con obbligo di frequenza da loro non viene sentita come una punizione. Un coinvolgimento di lavori socialmente utili in altre strutture è veramente difficile da attuarsi per pratiche anche burocratiche, assicurative, e ci sono delle famiglie che si mettono di traverso, per cui è anche difficile. Allora, probabilmente sarebbe utile fare dei tavoli, sì, ma che non restassero solo tavoli, ma poi diventassero concreti, dove si pensino con psicologi e assistenti sociali e forze dell'ordine delle attività, ad esempio di team building, dove costruire nei ragazzi anche il sentimento di squadra, di empatia, di lavoriamo insieme per arrivare a un obiettivo, perché se non facciamo quello rimaniamo nella teoria e non ci caliamo nella pratica oggettiva del far capire loro cosa accade. Poi, rispetto alla non imputabilità, il grave è che molti dei bullismi, perché li chiamo così, fanno parte anche di riti di iniziazione per baby gang. E c'è tutto l'anello della non imputabilità, del penale minorile, se vogliamo, che si lega, perché posso picchiare un disabile, mettere il video online per far vedere che posso entrare in questa cerchia, in questa baby gang, e nessuno, almeno pensano così, mi fa assolutamente niente.
E questo, secondo me, è un grave problema che vivono i nostri ragazzi quotidianamente. Oltre al fatto che mancano dei luoghi di aggregazione sani, vedi oratori, vedi luoghi dove possono essere se stessi, dove possono confrontarsi con degli adulti. E sono, dopo la pandemia, ancora di più in balia di situazioni gregari, magari gregari di gruppi, che sono potenti perché possiedono del denaro derivante da non so che cosa, e purtroppo per loro il potere del denaro è il potere di scambio, il potere di acquisto e il potere sociale, e non sono di certo i valori che noi portiamo avanti. L'ultima cosa, il bullismo rispetto alla sessualità, l'omofobia e quant'altro. Allora, non ci sono attenzioni specifiche, però secondo me andrebbero sempre di più inserite, perché se all'interno delle scuole o all'interno della legislazione promuovessimo qualcosa per cui ci sarebbe l'obbligo di l'educazione all'affettività, alla sessualità e quant'altro, che è in ballo da anni però non c'è, avremo anche un rispetto per l'altro, per le sue emozioni e per la sua affettività. E magari non ci, mettendosi empaticamente in contatto con l'altro, non arriveremo a certi tipi di comportamento. Grazie. Grazie, grazie anche alla dottoressa Guadagnini per l'utile contributo. Abbiamo quindi concluso le audizioni previste oggi. Chiedo se vi siano domande o interventi da parte di colleghi o precisazioni da parte di auditi. Ha chiesto la parola l'onorevole Quartini, a cui prego, quindi può intervenire. Sì, io vorrei intanto ringraziare per le audizioni, devo dire tutte quante davvero significative e suggestive anche rispetto al percorso per quanto riguarda questa proposta di legge. Diciamo, direi, e se le audite vogliono aggiungere qualcosa su questo, perché il vostro parere è davvero importante e interessante, vorrei sottolineare il fatto che in tutte e tre le audite è venuto fuori l'aspetto che, almeno dal mio punto di vista, preoccupa di più, cioè il rischio di fare una legge che è un po' sbilanciata sulla pena piuttosto che sulla prevenzione e piuttosto che sull'educazione. Mi piace questa idea di non parlare di non parlare di rieducazione, di non parlare di coercizione o di pena, perché, diciamo, il percorso soprattutto di un adolescente, soprattutto di un bambino che poi diventa adolescente, è un percorso educativo, non dovremmo mai vederlo come rieducativo. Sembra che sia che ci sia stato un punto di non ritorno a un certo punto, per cui bisogna ripartire da capo. No, l'idea dovrebbe essere quella di un percorso ottimale. Allora, nella relazione della professoressa Giommi, diciamo, mi è sembrato interessante questo fatto dell'approccio familiare, che comunque è un approccio imprescindibile rispetto alla fase educativa. E sappiamo bene oggi, soprattutto rispetto al passato, quando le famiglie erano espanse e c'erano dei modelli di riferimento, oggi questi modelli sono un po' in crisi e quindi le funzioni genitoriali sono estremamente in difficoltà. Ora, io sto pensando ovviamente non solo alla scuola, io penso anche alle società sportive, per esempio. Il fenomeno delle farfalle è un fenomeno quasi di bullismo istituzionale, causato dagli allenatori, per esempio, e questi sono modelli negativi su cui si deve intervenire. Io credo che queste cose qui, insieme a un'implementazione dei consultori come servizio pubblico, con quindi professionisti, assistenti sociali, psicologi, terapisti della famiglia, attenzione, quindi mi riferisco anche alla neuropsichiatria stessa,
diciamo, questi sono soggetti che vanno implementati. La legge li dovrebbe, dal mio punto di vista, riuscire a prevedere e mettere anche in condizioni le comunità e i territori di aprirli i tavoli di cui parla la dottoressa o professoressa Guadagnini. Quindi, diciamo, in questo senso mi sembra che ci sia anche, diciamo, la professionalità che può essere espressa in questi luoghi da parte delle istituzioni, da parte è chiaro che quindi una legge deve andare nella direzione anche di prevedere delle fasi sanzionatorie, ci mancherebbe altro. Però io credo davvero che il vostro contributo sia stato importante anche per riequilibrare quello che io sento come rischio, cioè un sistema che pensa più, sbilancia verso il sistema sanzionatorio piuttosto. Le vittime sono entrambi, sia coloro che fanno bullismi, per usare al plurale, come mi sembra giusto il tema, sia le vittime, sia carnefici sia le vittime, diciamo, sono entrambi vittime. E questo è il senso, secondo me, dell'educazione, cioè partire da questo tipo di presupposto. E sicuramente anche la famiglia è vittima di questo sistema e di questa difficoltà. Perdere di vista questo, si corre il rischio di fare una legge monca, diciamo, una legge che non è diciamo sufficiente. Quindi io vi ringrazio, se avete qualcosa da aggiungere mi farebbe molto piacere. Grazie onorevole Quartini, vedo nuovamente iscritta per una breve replica la dottoressa Guadagnini. Considerato che poi abbiamo già una seduta programmata di commissione che abbiamo già spostato di un quarto d'ora per consentire di concludere questi interventi, chiederei di concentrare le ultime repliche in un minuto in modo da poter consentire la prosecuzione dei lavori. Grazie, prego dottoressa Guadagnini. Grazie a voi. Stavo riflettendo sulla possibilità di introdurre un codice rosso per, adesso vi spiego in che senso, rispetto alla violenza data dal bullismo e cyberbullismo, permettendo degli sportelli per le vittime, per i loro persecutori e anche per le famiglie, come viene fatto per gli uomini, diciamo, o le donne che sono violenti nei confronti del proprio partner. Era solo un'idea, proprio per un'attivazione più veloce anche in molte situazioni. Grazie. Grazie ancora per i preziosi contributi che ci avete dato, quindi sicuramente ne terremo conto nella prosecuzione dell'esame delle proposte di legge. Abbiamo quindi concluso le audizioni e gli interventi odierni. Non ci sono altri interventi, ringrazio nuovamente tutti, vi auguro buona giornata. La seduta è conclusa e si riaggiornerà la prossima settimana. Grazie a voi. Grazie a voi.